e tornavo da scuola, nonna lavorava, nonna era al lavoro e chi cucinava? La mia sorellina. E come cucinava? Diciamo che mi ha viziato perché mi stirava i panni. Allora, la prima volta ti ricordi la prima volta che ho fatto il sugo di pomodoro? A calcio. Che esperienza. Diciamo che da piccolino io, come sapete, che ho 4 anni in meno di mamma, no? Ma sempre viziato, sempre. Diciamo, non ho mai avuto discussioni. C'era sempre lei, qualcosa succedeva in casa, era sempre lei che si prendeva le colpe. Ma come è rimasto? Visto? Voleva tanto bene. Io non mi prenderei mai la colpa per te. E assicuriamoci che non si brucia niente, sennò qua non mangiamo. Guardate, voi non mi ricordate voi due, eravate piccole, vi mettevate qui a terra, sbattevate la testa a terra, ma uno si arrabbiava. Iniziava uno e poi cominciava l'altro. Da lì è andata tutta l'intelligenza che avete, perché avete preso quei colpi allora e si è sviluppata tutta. Pronti i fagioli. Fagioli mettiamo questi scuri della nella. Bisogna condirla con l'olio. Aspetta, toglietevi. Brava. Non aspettate, perché questo poi adesso col cucchiaio, perché con la forchetta sarà difficile poterlo mangiare, no? Vanno a cucchiai pieni questi soldi. Prova. Aspetta. Ottimo. Allora, bimbi. Tavola. Ecco qua, pronto, cotto e mangiato. Allora, come diceva il nostro zio, non vuol dire dirlo, mangiamo. Giuseppe c'è la crisi, vede bene lui. Chi ha messo? Chi ha apparecchiato? Ho messo le cose da mamma. Basta, mangio con le mani. Ragazzi, la prova del discorso di apparecchiare la tavola non è stata superata. No, assolutamente. Un appetito, ma non è da mangiare. Quando mamma usciva con papà qualche volta, nonna dice mi faceva andare pure a me, no? Perché giustamente 30 anni fa non è che si usciva così come uscite adesso voi, già con tutta questa libertà, no? Però io facevo, invece di, diciamo, era un complice. Di mamma e di papà. Mamma e di papà, perché poi con papà tuo sono cresciuto, quindi per me è un fratello, non è un cognato. Avevo 10 anni, ne ho 40. Quindi siamo cresciuti assieme. E questo è bello, perché io, ci manca lui. È un poco triste. E ci manca un perno principale, insomma.